Ciao Rocce, oggi vediamo la Shaolin Hu Quan, la forma della tigre di Shaolin. Questo Tao Lu, ossia questa forma, fa parte degli imitativi dello Shaolin ed essendo appunto la tigre deve dimostrare velocità, potenza e aggressività. In generale, quando eseguiamo delle forme di animali, dobbiamo assimilare e fare nostro lo spirito e l'anima dell'animale, pertanto nella tigre queste caratteristiche sono fondamentali. La versione della tigre che vediamo oggi è quella base, questo significa che sono movimenti caratteristici della forma e dello stile, dopodiché si può aggiungere qualche tecnica acrobatica o anche un pochino più complicata e avanzata per far sì che appunto cresca il livello della forma. La prima cosa che dobbiamo sapere per imparare la forma della tigre è come tenere la mano. Di base nello Shaolin Kung Fu abbiamo il pugno che ha le dita chiuse e il pollice chiuso, il taglio che ha le dita chiuse col pollice qui e in questo caso per avere una giusta tensione e contrazione della mano e quindi del resto del corpo le dita andranno a mettersi in questo modo con una sorta di triangolazione della forza per ogni falange che se unito all'altra mano va a creare una sorta di sfera. Quindi partiamo con i piedi uniti e schiena dritta, apro il piede sinistro come al solito, inspiro, espiro, rilasso il corpo. Già da qua creo l'artiglio come se andassi ad avvitare con la mano destra e a svitare con la sinistra, porto gli artigli al dantian, quindi carichiamo il movimento. Uno, da dentro, due. Qui spalle, mi raccomando, verso il basso e spinta decisa in avanti, c'è un grosso lavoro di petto. Poi passo sinistro indietro, vado ad assumere la posizione Siebu, apertura totale delle braccia sul piano sagittale. Sale alta, passo sinistro a 30-45 gradi verso sinistra, rotation, Kung Fu, allungo bene. Poi richiamo, rotazione, Kung Fu verso destra, richiamo la mano sinistra, perno col piede sinistro, calcio destro, da qua, uno, sceno giù, Gui Bu, due. E qui abbiamo questa sorta di molla creata dal piede sinistro e alluce e avampiede destro. Parata sinistra in alto, artiglio destro che cerca la gola o genitali. Questa è la prima sequenza. Quindi, qui, vediamo. Vai. E unisco l'occhio. R. San. Gli prendo la testa con la mano sinistra, ci va, eseguite un pochino più veloce la tecnica, lento, qui lento, qua. Capiamo meglio la posizione Gui Bu, in questo caso è bassa, non è eseguita in maniera alta, non è eseguita alta. Abbiamo tutto il piede sinistro giù, tallone sulla stessa linea dell'alluce destro, quindi alluce e anche le altre falangi del piede destro. Qui ci si siede, ok, sul tallone con tutto il bacino, possibilmente scendendo del tutto giù, e abbiamo la spinta di piede destro, ginocchio destro, e piede sinistro, l'anca rilassata e si può anche allenare molleggiando in questo modo qui, prima un lato e poi chiaramente anche dall'altra parte. Vediamo il movimento successivo, Gui Bu, spinta dai piedi, occhio che guarda dietro 45 gradi, posizione Kung Fu, apro bene i gomiti. Qui come se avessimo una palla da tenere, R, taglio, San, S, U,
Liu, artiglio destro. C, passo sinistro, artiglio sinistro che ci permette di aprire tutto il corpo. Richiamo sul bacino. Tac. Gui Bu bassa, sempre 30-45 gradi. Ok? Su. Da qui. Quindi, Yi. R. San. Si. Wu. Da qua mi allungo in là. Liu. Qi. Pa. E apro bene. Schiena dritta. Qui pu basso. Vediamo ora la tecnica con la velocità giusta. Quindi qui, lento. Ciao. Ciao. Quindi da 30-45 gradi mi alzo su, pamabu, apertura, ritorno su questa linea, apertura totale delle braccia, kumpu, ar, san, si. Quindi questo pezzo, questa fase si può eseguire lenta di caricamento, poi questo un po' più veloce. Ok? Vediamo la velocità vera e propria. Qui. Oh. Da qui, artiglio destro, passo destro, vado a prendere la sua gamba col suo ginocchio, tiro via. Dulibu, posizione di equilibrio. La mano destra qui si può tenere o in questo modo o in questo modo. Passo sinistro. Mano destra senza che scenda il braccio, continua il movimento, kumpu, tutto giù, R, apro, san, da qua, s, comprimo il bacino, u, artiglio a 45-30 gradi come prima, 1, apertura, 2, 3, pamabu. Due artigli. Quindi da qui io lo vado a prendere, oh, tiro via, san, passo ampio, si, colpisco qui, u, apro, leo. Rivediamo la tecnica un po' più veloce. Yi, oh, san. Da qui mano destra 1 2 stacco il piede sinistro, apro bene tutte le braccia sul piano frontale, scendo giù, posizione siebu, sale alla sinistra, R, allungo dietro il passo destro, san, si, carico gli artigli, Leo, da dentro la mano destra, ci, dulibu per un istante, ba, kumpu, artiglio che prende. Oh. Quindi, da pamapu, movimento di bacino, richiamo la destra un istante, apro le braccia a 180 gradi, da qui siebu, sale su, R, inizio a guardare la mano destra da qua, ruoto, movimento di bacino, ta, apertura, artiglio sinistro, 1 e passo sinistro insieme, perno, stacco la gamba destra, artiglio, ta. E quindi da qua movimento di schiena e artiglio insieme e occhio dietro 45. Tac. Lo vediamo un pochino più fluido. Beh. Yi. Oh. San. Da qui
ruoto, vado a prendere le sue gambe, trascino, sale su, dulibù, ar, spingo via, san, carico il calcio destro, calcio laterale, tac, scendo giù, cambio posizione, ar, kung fu, due artigli. Quindi, da qui, movimento ampio, uno, prendo le gambe, trascino indietro, tac, na, san, uno, due, tre, da qui, san, si, e in questo movimento, subito dopo il calcio, posso anche senza aspettare che il piede tocchi a terra, posso già compiere il giro ed eseguire la spinta. Ossia, visto col ritmo giusto, carico le mani a sinistra per eseguire la spazzata. Scendo giù tutto sul piede sinistro, perno sull'avampiede sinistro. All'inizio eseguendolo lento posso aiutarmi con le mani, ruoto di 360 gradi col piede destro, carico, gomitata, ar, san, quindi eseguiamo, i, carico, ar, rotazione. San, carico il gomito e il petto, liu, chi. Eseguendo la spazzata vera e propria, avremo un lavoro di questo tipo. Quindi, subito dopo il giro, carico. Chiudo, apertura, spinta e arriviamo in kung fu. L'avversario dietro, uno, due, carico per il calcio laterale, tre, passo destro avanti, quattro, cinque, posizione guibù, artigli sia a destra che a sinistra, come se andassi a proteggere i cuccioli. Quindi ancora una volta, apertura, chiudo, caricamento, calcio, passo destro subito dopo il calcio, ar, san. Eseguito con la velocità corretta. Ciao. Cima della testa su, spinta di gamba, uno, carico l'artiglio, drizzo bene le gambe, due, sceno giù, tre, incrocio il passo sinistro, passo destro, poi rotazione del corpo, tiro indietro la destra, allungo la sinistra, posizione dulibù, lo vediamo un'altra volta, i, ar, san, si, wu, leo. Rivediamo la tecnica da un'altra inquadratura, quindi spinta di gamba, uno, sale su, due, scende, tre, incrocio, quattro, cinque, sei, dulibù. Vediamo il movimento eseguito più veloce. Ciao. Da qui, passo sinistro, passo destro, caricamento per il calcio ciclone, ginocchio sinistro che sale, rotazione di 360 gradi, mapu. Quindi passo sinistro, passo destro, caricamento per il calcio shui fan jiao,
alzerò su la gamba sinistra come slancio e ginocchio verso l'alto, verso il cielo, spinta del piede destro, rotazione totale del bacino, per poi scendere in Mapu. Mano destra, sinistra, alzo sulla mano destra, mano sinistra che tende il corpo qui di lato, scendo giù, pugno destro chiuso, taglio sinistro, piego le gambe circa 90 gradi, schiena assolutamente dritta, quindi non questi lavori ma qua, vai qui giù. Quindi qua, ye are sun, passo, fluido un pochino più veloce, diventerà dalla posizione Bing Bu, bassa con piedi uniti, 1, carico il corpo, calcio destro a 45 gradi, 2, richiamo, 3, posizione Pu Bu, 4, 2 colpi di taglio, 5, richiamo con gli artigli tirando in giù verso la gamba destra. Pama Bu. Yeah. Calcio destro 45, ora richiamo, apro, scendo giù, schiaccio le mani giù in posizione Pu Bu, colpo di taglio da dentro verso la sua gola e da qua con gli artigli richiamo e trascino verso la gamba destra col dantien che scende giù. Vediamo ora il movimento con la sua velocità reale, lento. Quindi si eseguirà lentamente questo caricamento, veloce il calcio come una fionda, richiamo, schiaccio giù, gola e subito dopo con gli artigli che richiamano verso il dantien. Chiusura e movimento finale, perno col piede sinistro, prendo la testa dell'avversario con la mano sinistra, calcio interno destro, da qua artiglio destro che avanza, lo seguo con gli occhi fino a qui, chiusura. Le mani possono stare in questo modo, anche in questo modo. Chiamo. Il bacino in questa tecnica girerà non di 360 gradi ma di 270 gradi avendo la Pama Pu sul piano sagittale. E chiudo. Vediamo ora il movimento eseguito con la sua vera velocità. Da qui spalle giù. Ah. Chiudo. Vediamo queste ultime sequenze della forma unite insieme con la velocità corretta. Quindi, Shufen Zhao. Vi ricordo ragazzi che la versione che abbiamo appena visto della forma della tigre è quella di base e volendo si possono aggiungere sia tecniche acrobatiche in volo sia semplicemente tecniche avanzate di questo stile. E per tutti questi approfondimenti trovate il link qui sotto in descrizione sia dei videocorsi online che delle lezioni in presenza presso la nostra scuola. Buon Shaolin!